Ciao, benvenuti in un nuovissimo video. Io sono Liuba e oggi siamo con la parte 2 del video ask che vi ho già fatto e che se vi siete persi vi lascio sia qui nelle schedine che nel box informazione, trovate il link diretto. Se avete visto lo scorso video sapete che mi avete fatto tante domande e io non ho potuto rispondere a tutte quelle che mi avete fatto, quindi io mi sono fatta degli screen e me le sono salvate, così in questo video posso rispondere a più domande possibili. E se neanche in questo video riuscirò a rispondere a tutti, cosa che immagino perché mi avete fatto tantissime domande, faremo una parte 3, una parte 4 e così via. A me questa tipologia di video sapete che piace tantissimo, sia da guardare che da girare, perché alla fine siamo tutti un po' curiosini, un po' sciurette, e quindi sì, mi fa piacere. Oggi inoltre ho, come al solito, commento trucco del giorno. Oggi ho un trucco un pochettino più scuro del solito, sono veramente ho fatto qualcosa di non so, di diverso. Non mi trucco spessissimo di viola perché non lo so, non è un colore che amo, però non lo so, oggi mi è piaciuto particolarmente. Inoltre ho un piccolo sfogo qua sull'arco di Cupido, quindi lasciamo stare, non ci fate caso per favore. E quindi cominciamo subito. Allora, questa ragazza mi chiede: sei siciliana ma non hai un accento evidente, hai fatto dizione? PS, sei stupenda. Io mando un bacio a tutte le persone che mi hanno fatto le domande, non dirò il nome delle persone perché alcuni mi hanno chiesto di non dirlo, quindi metteremo tutto in anonimo, però chi ha fatto le domande capirà chi è. E quindi io mando un bacio a questa ragazza perché è sempre super super carina. Allora, io sì, sono siciliana, non ho fatto un corso di dizione, è una domanda che mi viene chiesta spessissimo. Non ho fatto nessun corso, non ho fatto recitazione. Alcune persone mi dicono che ho un accento siciliano molto forte, altre mi dicono che non ce l'ho assolutamente, quindi non lo so. E io quello che vi posso dire è che da piccola, quando stavo magari al liceo o alle scuole medie, leggevo tantissimo, leggevo veramente tanto tanto tanto, libri leggerissimi tipo 50 sfumature, Twilight, quelle cose lì, Twilight, ho detto malissimo. E quindi quei libri mi hanno insegnato tantissimo a imparare alcuni vocaboli più particolari, a formulare meglio le frasi, perché leggere comunque aiuta tantissimo sia a rilassarti, nel mio caso, a far viaggiare con la fantasia, ma anche a appunto imparare nuove parole. Quindi quello che vi consiglio, magari se volete arricchire il vostro bagaglio culturale delle parole, vi consiglio di leggere anche libri magari stupidissimi, che secondo voi sono libri veramente scritti in maniera normalissima. Magari ci sono quelle 3, 4, 5 parole che imparate e neanche ve ne accorgete, e poi nel corso della vita quotidiana le ripetete e sembrate che avete fatto un corso di dizione, non lo so. Comunque, no, non l'ho fatto e buh, vabbè, come al solito io mi dilungo troppo. Questa ragazza mi chiede: ciao Liuba, cosa rappresenta per te l'amore? Credi che sia fondamentale nella... E poi ci sono puntini, 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 perché Instagram non permette di fare domande troppo lunghe, però immagino sia... credi sia fondamentale nella vita quotidiana? Immagino sia così, posso solo immaginare. E allora, quello che rappresenta per me l'amore? Per me l'amore è una cosa molto bella e molto difficile da trovare. Io sono veramente, come si dice, innamorata dell'idea dell'amore. E nella mia vita l'ho provato diverse volte, ovviamente, sia con la mia famiglia, con i miei fratelli, con la mia migliore amica, che ovviamente con i miei partner, quindi con i miei ragazzi. Sapete che io ho avuto due storie molto importanti nel corso della mia vita. Per me l'amore è molto molto importante, in alcuni tratti fondamentale. Credo che un po' tutti siamo alla ricerca dell'amore, chi lo ammette, chi non lo ammette. Io spero un giorno di trovare proprio la mia anima gemella, spero di trovare qualcuno come mio padre, perché secondo me la coppia, mia madre e mio padre, sono una coppia per eccellenza, sono una coppia bellissima che io stimo tantissimo, e sogno un giorno di avere ciò che hanno loro, ciò che hanno avuto e che stanno avendo tuttora nel corso degli anni. E quindi diciamo che ho un punto di riferimento molto molto difficile da raggiungere, perché un amore come loro non è facilissimo. Però io penso che l'amore si trova in tantissime cose. Per esempio, l'amore che io provo per il mio cagnolino e quello che lui prova per me mi dà tantissimo, mi dà veramente veramente tanto. Io non penso che sia fondamentale avere qualcuno a fianco, ma provare amore per qualcuno è fondamentale. Quindi sì, questo. Questa ragazza mi chiede: come ti vedi tra 10 anni? Allora, tra 10 anni io avrò 34 anni, perché tra un mesetto e qualche giorno farò 24 anni, quindi tra 10 anni ne avrò 34. Io spero di vedermi sposata,
con una persona a mio fianco, quello ovviamente penso sia un po' il sogno di tutte le ragazze, se non di tutte, della maggior parte. Non credo che avrò già un figlio, mi conosco, non penso che avrò già un figlio a 34 anni, però ovviamente se mai succederà sarà una cosa bellissima, perché io sogno di diventare mamma in un futuro prossimo, ecco. Spero di avere una carriera lavorativa molto più stabile di quella che ho attualmente, perché quella che ho adesso è molto saltuaria, non so come si dice, non è stabilissima. E spero di essere felice, spero di non lo so, di essere felice con me stessa e con il mondo che mi circonda. Non ho particolari ambizioni tipo lavoro, casa, famiglia, però spero di essere felice, ecco. Questa ragazza mi fa una domanda un po' particolare, un po' difficile, che io in realtà non sapevo se rispondere oppure no, perché è una domanda bella diretta, e mi chiede: i tuoi genitori biologici li hai visti di recente? Non so se voi, ecco, non so come, ho avuto un momento di silenzio. Non so se tutti lo sapete, però io sono stata adottata, io e mia sorella siamo state adottate, e ho anche fatto un video in merito, ovvero un video in cui vi parlo un pochino della mia adozione, che vi lascio sempre qui e nell'info box se volete vederlo. È un video molto speciale, molto intenso, e no ragazzi, non ho visto i miei genitori biologici di recente, ma neanche di non recente. Non vedo i miei genitori biologici da quando ero piccolina, quindi no, non li vedo di recente, non li ho visti di recente, né tantomeno penso che li rivedrò nel futuro, né prossimo né non prossimo. Questa ragazza mi chiede: di che zona della Sicilia sei? Io sono sud-est, diciamo, non voglio dire esattamente il paesino perché non è piccolissimo, però preferisco non dirlo, poi magari in futuro li do, però per il momento no, sud-est, diciamo così. Questa ragazza mi fa una domanda sulle marangoni, ne ho ricevute diverse, però diciamo che questa è quella che le accomuna un po' tutte. Questa ragazza mi chiede: rifaresti la marangoni? Credi che sia stata decisiva per il tuo lavoro? Poi mi ha scritto un'altra cosa, ma io sono punto punto punto, appunto come al solito non mi fa leggere tutta la domanda. Comunque la marangoni sia stata decisiva per il mio lavoro, non lo so, non so che dirvi, perché questa domanda bisognerebbe farla a chi legge i miei curriculum, di solito chi mi assume. Io so che la marangoni nel curriculum comunque è una bella cosa da leggere, no? È diciamo quella cosa che magari ogni tanto ti differenzia da altri curriculum. Ovviamente più la tua esperienza scolastico lavorativa è pregiata, quindi più hai esperienze tra virgolette d'elite o esperienze che non tutti hanno, ovviamente più il tuo curriculum sale di livello. Non sto dicendo che le altre scuole facciano schifo, assolutamente. Voi sapete che il mio piano B era lo IED, sarebbe stato lo IED se io non fossi appunto andata all'istituto Marangoni, quindi non so, potrei dirvi sì come potrei dirvi no. Alla fine quello che conta è quello che hai imparato, quindi puoi essere anche stato alla scuola migliore del mondo, però se poi lì non hai imparato niente, non ti sei applicato, non hai studiato abbastanza bene, non ti sei formato, non conta nulla il titolo di studio d'elite, perché comunque tu come lavoratrice, come designer nel mio caso, non conti molto. Conosco persone che sono andate in altre scuole ovviamente meno prestigiose della Marangoni, o comunque meno conosciute della Marangoni, che lavorano in grandi case di moda, quindi non è, diciamo, fondamentale uscire dalla Marangoni per avere un bel lavoro. L'importante è quello che sai fare e le tue esperienze lavorative, perché alla fine ovviamente se sei uscito dalla Marangoni e poi non hai esperienze lavorative, e magari un'altra persona che è uscita da un'altra scuola meno prestigiosa e ha tantissime esperienze lavorative verrà sorpassata dal tuo curriculum, ecco. Mamma mia, per rispondere a questa domanda ci sono stata tantissimo, perché io ogni volta ho paura a come rispondere, perché ci sono sempre quelle persone che puntualizzano, che sono puntigliose, quindi devi rispondere in maniera più corretta possibile, più friendly possibile, perché se no non sia mai che offendi qualcuno. E quindi sì, è sempre difficile rispondere a questo genere di domande. Quest'altra ragazza mi chiede: frequenti qualcuno? No ragazzi, non sto frequentando qualcuno al momento, non sto frequentando nessuno, quindi sì, sono single. Questa domanda è bella. Allora, nell'altro video erano domande porcelline, queste sono domande belle intime e difficili a cui rispondere. Questa ragazza mi ha chiesto: hai mai sofferto di depressione? La cosa che ti ha fatto stare più male nella tua vita? Allora, se ho sofferto di depressione, no, non che io sappia, perché io sono una persona sempre molto allegra e propositiva.
Quando sono da sola con me stessa, sono molto autoriflessiva, mi faccio tantissime domande, cerco di darmi le risposte migliori. Ogni tanto mi capita di essere triste, la maggior parte delle volte non sono sempre così frizzantina e felice come mi vedete, però cerco di esserlo per non abbattermi. Ve l'ho detto, il mio primo anno qua a Milano è stato difficilissimo perché il distacco dei miei genitori è stato difficilissimo, quindi forse quello è stato, diciamo, una delle esperienze più negative della mia vita, il distacco dai miei. Me la ricordo proprio come un'esperienza triste per me, però poi ovviamente è andato tutto tranquillamente, lo sapete. Questa ragazza mi chiede: che rapporto hai con tuo fratello, dato che non è tuo fratello? Allora, questa domanda la trovo molto maleducata, secondo me. Alla ragazza ho anche risposto in privato chiedendole di non farmi domande di questo genere perché le trovo veramente poco carine da fare, proprio umanamente. Io reputo mio fratello, non perché non ci abbia partorito la stessa madre. Non voglio usare termini gentili e amorevoli, no, mio fratello è mio fratello, io gli voglio bene tanto quanto mia sorella, tanto quanto mia madre e mio padre. L'affetto che provo per i miei fratelli è veramente inqualificabile. Come al solito, ovviamente, i fratelli litigano tra di loro, quindi quando eravamo piccoli c'erano sempre momenti di amore e odio, ma come chiunque, ovviamente. Non ho mai visto mio fratello in maniera diversa da come vedo mia sorella, anzi io li ho sempre sempre visti uguali. Se ci aveste visto da piccolini, se aveste visto la nostra famiglia da quando noi eravamo piccolini, non penso che avreste mai detto che io e mia sorella eravamo adottate. Mi sono impappinata tantissimo con i verbi, scusatemi se ho fatto degli errori grammaticali o di lessico, come si dice? Oddio, non lo so, comunque, scusatemi. Perché siamo sempre stati una famiglia molto molto unita, sempre una famiglia che si è sempre amata, anche perché mio fratello ha voluto sin da piccolino un fratellino o una sorellina, in realtà siamo arrivati in due, e quindi l'amore che ha provato per noi ovviamente si è sempre visto e io reputo mio fratello e basta, quindi sì, trovo molto maleducato dire tuo fratello che non è tuo fratello. Vabbè, avete capito? Nel frattempo sta passando un'ambulanza, quindi non so se sentite il rumore, spero di no. Bene, l'ambulanza è passata, io direi che posso concludere qua il video, anche perché si è fatta una certa, tra poco tramonta il sole e bye bye luce. Quindi diciamo che possiamo concludere qua il video, io spero che vi sia piaciuto. Come immaginavo, non ho risposto a tutte le domande che mi avete fatto, però risponderò in un prossimo video, quindi se anche voi siete curiosi e volete farmi delle domande a cui non ho ancora risposto, lasciatemi un commentino con l'hashtag AskLiuba, lo vedete scritto in sovraimpressione, così per me sarà più facile trovare le domande per fare un prossimo video. E nulla, quindi io vi chiedo se questo video vi è piaciuto di lasciarmi un bel pollicino in su, se non siete iscritti al mio canale mi raccomando iscrivetevi e se vi va attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Io vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Un pochino anche perché si è fatta una certa e io, anche perché si è fatta una certa, tra poco